Ed ecco il minuto di silenzio in commemorazione di Nereo Rocco. Di tutte le commemorazioni del grande amico scomparso, forse questa è la più significativa, perché lo ricorda e lo piange il pubblico che vide le sue affermazioni più valide. Proprio per commemorare Nereo Rocco, la nazionale italiana gioca anche oggi con il segno di lutto al braccio. Bettega, e il gol. Bettega controlla un difficilissimo pallone al centro dell'area di rigore e porta in vantaggio gli azzurri. Bettega ha segnato al nono minuto del primo tempo. Siamo al 18° minuto del primo tempo, 1-0 per gli azzurri, con il gol di Bettega segnato al nono minuto. Adesso c'è un fallo commesso da Tardelli, la punizione battuta da Portvliet. Questo è Van Crai. Wildschut riceve. René van de Kerkhove. Billy van de Kerkhove. Il suo lunghissimo lancio è fermato da Scirea, poi la rovesciata di Collovati, Scirea, Bettega, apertura su Tardelli, molto bella da parte di Bettega, vola Tardelli, entra in area, calcio di rigore, giustissimo, non è entrato nemmeno sulla palla, si trattava di Portvliet ed è calcio di rigore. Brandse, anzi, sempre lui protagonista degli incontri fra Italia e Olanda, Brandse è entrato su Tardelli, ignorando completamente la palla. Ecco, rivediamo l'azione. Vedete, Tardelli si è allungato la palla e Brandse interviene sul nostro giocatore non toccando per nulla il pallone. Calcio di rigore affidato a Paolo Rossi. Diciannovesimo minuto. Paolo Rossi, ed è gol. Rossi raddoppia su calcio di rigore al 19° minuto, aggiungendo il suo gol a quello di Bettega segnato al nono. Adesso il punteggio è 2-0 in favore della squadra italiana. Punizione in favore degli azzurri. Causio a Scirea. Cabrini, cross di Cabrini, Bettega, bellissimo il tiro di Tardelli di sinistro ed è il terzo gol. Rivediamo l'azione. Scirea, Cabrini, ecco il cross di Cabrini, Bettega lascia scorrere la palla e Tardelli di sinistro va a cogliere il palo sulla sinistra del portiere olandese. Tardelli ha segnato il terzo gol al 43° del primo tempo.